Il Giro d'Italia con Sapori Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapori Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Vince la tradizione, abbiamo preparato una bella pizza con l'erba, pizza chiena. Io non ho preparato proprio niente. E come mai, signore? Eppure è una bella Pasqua. L'ho fatto per tanti anni, facevo e portavo a casa, non trovavo nessuno, tutti erano partiti per le vacanze. Allora c'è così, non ne voglio fare più. Ah, lei per protesta, non fa per la pizza protesta, che facevo? 7-8 pizze, 7-8 pastieri che mi mangiavo tutte io. E oggi che ci mangiamo, signore? Oggi veramente ho dei fagioli che avevo già cucinato. Ah, ecco e qua. Oggi recupero quelli. C'è un bel fagiolo, va. Fagioli. Lei casca proprio a fagiolo, lei che ha preso per tavola? No, io niente, io sto qua a perdere tempo, Giordano. Lei ha la faccia di quello che si mangia l'agnello, devo dire la verità. No. Oggi solo verdura, pizza con l'erba e si basta. Si mantiene leggero? Fammi vedere la pancetta, come sta? Ci sta. Insomma, il mezzo agnellino ci sta qua dentro. Oggi va molto la verdura, no? Non va niente, non vedi, non ci sta nessuno qua. Oggi un po' di grigio. I dolci, sì, i dolci vanno, mo. Il pastiere. Eppure a Pasqua una pizza chiena, una pizza con l'erba. Chi sono forestieri, vedete chi le paesane, le sapre sponi, non so c'è. Poi che vi mangiate, giusto? Io mi mangio nella zona dell'Agro Nocerino Sarnese, la pastiera di maccheroni. Quella è bella la pastiera di maccheroni. Qua si usa la pizza con l'erba, noi non la conosciamo proprio. Cos'è la pepaina di Pasqua? Pepaina di Pasqua. Cioè quella è, diciamo, generalmente si usa a Natale, ripiena, con... il pasta di nocciola, noci. Ma è buona, sì. Buonissima, quella è una bomba. Ma lei a Pasqua si mangia solo questo, solo pepaine? No, quella generalmente si viene usata a Natale. Però a Pasqua la usano pure, c'è gente che la usa. E lei che si mangia oggi? Io oggi mangio brodo. No, perché non ci credo. Brodo. Oggi uno alto 2,50 m. Domani poi facciamo il pieno. Ah, ecco. Con l'agnello, il maiale, diciamo il trisse fatto alla brace, cioè proprio leggerissimo. E perciò oggi mangi il brodo per preparare. Chiedo scusa, devo controllare un attimo. Stiamo bene in salute e in carne. Allora, che prepariamo di buono a Pasqua, signor qua? Tutto. Pizze ieri, pizze con l'erba, che bello, tutto. Lei le ha fatte sempre queste pizze, sì? Sì. Da quanti anni che lei sforna? Quando c'erano i genitori, adesso questo con le cognate, tutto sempre come prima, la tradizione. La pizza. Cioè, che verdure ci vogliono per fare questa pizza sono con l'erba? Sono delle verdure miste, che sono verdure che crescono selvatiche per la maggior parte in campagna. Però il nome sono queste, il nome lo conosce meglio la signora. Sì. Che è, signora? I cardilli, scarola, la bietola, la cicoria selvatica, c'è la borragine che è questa, aspetta vediamo dove sta, è tutta mischiata comunque, è un po' di e tutto. E poi non deve mancare questo che è il cerfoglio, si fanno bollire scaldare tutte queste verdure e alla fine si mette questo qui che è profumatissimo. Per ultimo? Sì, perché questo sembra prezzemolo a guardarlo, invece si chiama cerfoglio e ha un profumo incredibile. Cosiddetto cirifuoglio. E subito cuoce.